siamo molto lieti di esserci come rappresentanti del folklore della valle per far sentire ancora in maniera più profonda quello che è il significato di un'antica tradizione sia della gente dei nostri monti, ma soprattutto una tradizione di religiosità molto sentita, la devozione ai nostri santuari, alle nostre apparizioni della Madonna a cui la gente si rivolgeva e trovava conforto nelle difficoltà della vita di montagna, che ieri era forse anche peggio di oggi. E facciamo tanti auguri a tutti, a nome della tradizione qui ci sono i gruppi delle Taisine di Gorno, ci sono i Custom de Par, ci sono il Fil de Fer e i bagheter svariati che ci allieteranno e siamo qui noi umilmente da Rovetta con i nostri canti popolari, anzi non semplici canti popolari della tradizione natalizia bergamasca che si erano quasi completamente dimenticati. Beata Vergine, Madonna del Frassino, Madre di Dio, ci rivolgiamo a te perché la tua protezione e la tua materna tenerezza accompagnino il cammino dei nostri cari giovani. Fa che noi gruppi di tradizioni possiamo col tuo esempio indicare e insegnare loro la via della vera serenità, della pace, dell'amore e della piena realizzazione dei valori. I poveri, quelli addirittura che non hanno neanche la forza di chiedere aiuto. Ecco, vorremmo proprio che la gente imparasse a vedere un po' anche il vicino, ecco, che ne ha bisogno. Vogliamo conservare il più possibile il patrimonio del passato, perché tutto ciò possa essere nel futuro testimonianza e prezioso ricordo di una vita intensa e di sacrifici di tutti coloro che nella miniera hanno lasciato il cuore e la vita. O Maria, Madre Santa, Madre Nostra e del Signore, o Madonna, Madre Granda, arda so su retos cece, anta circa, anta domanda, ansa consula dol magù, tutta dulsa, Mamma Santa, tu sei bella, più del sud. Siamo lieti di avere l'occasione di avere il cinquecentenario della Madonna proprio qui al Santuario del Frassino nel comune di Oneta. Approfitto proprio per ringraziare anche tutti coloro che sono venuti a questo santuario in questa occasione e poi certamente le stagioni saranno diverse, le opportunità anche durante questo anno giubilare per ritrovarci e vivere momenti di comunione, di armonia, di fede, di tradizione, di tante cose che sono sempre belle quando riusciamo a viverle tutti insieme.